Due americani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cercello Rega, accoltellato mentre recuperavano zainetto rubato, coinvolte forse altre persone. Mattarella, rapida cattura dei responsabili dell'aggressione, profonda ferita per lo Stato, dice il premier Conte. Salvini ergastolo, lavori forzati, Di Maio un eroe silenzioso. Cresce la fiducia di consumatori e imprese, valori più alti da inizio anno, avvertimento di Standard & Poor's, l'economia stagnante non consente manovre in deficit. L'economia americana continua a volare, Trump esulta, i migliori numeri di sempre su economia e disoccupazione, nonostante tutti i rialzi dei tassi di interesse. Dal caldo record alla pioggia in poche ore, temporali e grandinate sul nord-est, è chiuso per una frana il Pass Cordoi, da domani maltempo verso sud. Compie 80 anni Peppino Di Capri, cantautore amatissimo nel mondo che portò il twist in Italia. Resto un sognatore, dice, le mie canzoni hanno fatto innamorare tante persone ed oggi quando le canto ancora si tengono per mano. Buonasera e bentornati al TG2. In primo piano l'aggressione in pieno centro a Roma, costata la vita al vice brigadiere Mario Cercello Rega, ucciso a coltellate. Fermati due giovani americani, sono coinvolte forse altre persone, ma dicono gli investigatori, ricostruire la dinamica dell'omicidio è opera complessa. Cominciamo con Stefania Zane. La vicenda.